esordio positivo in Coppa Italia, tra l'altro un gol importantissimo a pochi istanti dalla fine. In queste gare è fondamentale e difficile anche segnare in quel momento. Io sono contento, sono venuto qua per crescere, poi sono felicissimo di essere a Grosseto perché è una piazza bellissima. E dai, lo meritavo, ho avuto tante occasioni e alla fine ce l'ho fatta. Sono contento, abbiamo vinto. La curiosità, il rigore non la tirano? Non ce lo facevo più, guarda, sono arrivato, poi è tanto che non faccio 90 minuti, quindi non ho voluto rischiare perché avevo paura di farmi male, quindi... Ecco, questo è un aspetto importante, comunque hai giocato praticamente tutti i 120 minuti, dimostrando già una buona condizione. Sì, sì, ma abbiamo lavorato tanto il ritiro e quindi mi sentivo bene, dai, a parte supplementari che è normale, siamo all'inizio, comunque mi sono trovato bene, abbiamo lavorato molto bene. La coppia con Giovi è già affiatata? Sì, sì, mi trovo bene, sia con Giovi, sia con Scappini anche, che è arrivato da poco, comunque gioca, l'importante è fare bene e buttarla dentro. Insomma, ti abbiamo visto, fai tanto movimento, cerchi la profondità, sono queste le tue caratteristiche oppure ne hai anche altre? No, guarda, so fare bene tutto, anche coprire palla, prendere palla, spezzare il pallone, sono un po' un attaccante completo, diciamo, dai, devo migliorare tanto, però sono giovane. Bene nelle amichevoli, bene qui in Coppa Italia, insomma, stai comunque crescendo tanto insieme alla squadra. Sì, 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 anche nelle amichevoli mi sono trovato bene subito con la squadra, è un gioco che mi piace, 4-4-2, quindi i movimenti ci avevo già lavorato e quindi sono contento. Per chiudere tornando alla partita, forse insomma il Grosseto meritava di vincere prima dei rigori. Sì, abbiamo sbagliato troppo davanti, bisogna essere più cattivi, infatti il mister ce lo dice sempre, bisogna migliorare, siamo all'inizio, ci sta. Perfetto.